andata e fuga Donnarumma a Barletta, ma cos'è successo? Pochi giorni e adesso ce l'avrai come avversario. Sì, sono state diverse opinioni di veduta e ho preferito poi cercare un'altra squadra dove poter giocare con continuità. Questa partita come la immagini? Ma penso che noi dobbiamo avere il rispetto di tutti ma paura di nessuno, quindi dobbiamo andare lì a Barletta e cercare di imporre il nostro gioco, cercando di comandare il gioco noi dall'inizio alla fine. Donnarumma, il fattore Grassadonia quanto incide in questa squadra? Che l'hai conosciuta adesso da un po'? No, il mister ci dà sempre la carica giusta, in ogni allenamento ci ferma ad ogni piccola cosa, tenta di motivarci su tutto e noi cerchiamo di dare il massimo per seguire le sue direttive. Sei concreto così in campo così come nelle risposte, sei abbastanza, ecco, quindi è un Messina concreto quello che dovremmo aspettarci a Barletta. Dovremmo essere una squadra concreta, anche perché in questo girone deve essere per forza concreto, la minima opportunità bisogna sfruttarla. Su questo super spezzatino, ecco la domanda che va ancora di moda, immagini questa partita con la Lupa Roma alle 12.30, come pensate di scendere in campo, con l'infradito, l'ombrellone, come? No, pensiamo di scendere sempre con lo stesso spirito, rispettando sempre tutti ma non avendo paura di nessuno e quindi cercando sempre di imporre il nostro gioco, che sia la mezza, che sia le 7, che sia le 3, le 4, l'orario fa poca differenza. Ovviamente è la prima volta per qualsiasi giocatore, per te sarà la prima volta a giocare una partita a quest'ora, no? Forse in Vienna ci ho giocato qualche volta, in Vienna della mezza, non mi ricordo sinceramente. Non d'estate ancora, no? No, d'estate. Quindi vedremo. Come...